Benassi. Presente. Caccamo. Sì. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Qual era il primo punto? Cofano. Toia. Primo e secondo. Giuliano. Sì, secondo quello del demografico. Sì. Gugliotta. La Zaga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. E Vidrotti. Se la canta, se la so. Io sono sufficiente. L'importante è che mi capisca. Allora, dove siamo? Allora siamo. Siamo 18 presenti, assenti la presidente più 1, 2, 3, 5, di cui giustificata la legge. Allora, visto che c'è il numero legale, possiamo aprire la seduta. Intanto, prima di iniziare, allora, nomino qua gli scrutatori, i consiglieri Lancia, la Daga e il consigliere Cerquoni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. La ringrazio, però purtroppo a causa di motivi personali dovrei andare via prima, quindi no. Allora, consigliere La Notte. Allora, procediamo. Col primo punto, prima di procedere, allora, sono state depositate al tavolo della Presidenza due mozioni ex articolo 58, uno a firma Benassi Lancia, che praticamente riguarda il centro di formazione professionale IAL CISL via Demetriade, e l'altro è a firma diversi consiglieri, il primo firmatario è Davide Tutino, che riguarda, diciamo, una memoria e il ricordo del poeta e filosofo artista Bray Banti, che è morto all'età di 90 anni nei giorni scorsi. Queste due mozioni io le acquisisco e le discutiamo al prossimo consiglio. Allora, primo punto all'ordine del giorno è proposta di deliberazione avente ad oggetto conto della gestione dell'economo agente contabile Dario Vannuccini del municipio Roma 7. Presidente della commissione La Daga. Possiamo anche presentare contemporaneamente tutti e due i punti, Presidente La Daga, sia il primo che il secondo. Prego. Grazie Presidente. Facciamo un'unica discussione se c'è, poi li votiamo per punti separati. Grazie Presidente, Assessore, colleghi. Oggi dobbiamo pronunciarci, come già fatto in Commissione, su due conti di gestione dell'ex decimo municipio, come già abbiamo fatto nello scorso Consiglio per tre atti dell'ex nono. Io onestamente direi che c'è ben poco da dire, insomma sono fondamentalmente degli atti dovuti sulla gestione economica degli uffici, uno è l'ufficio demografico del municipio con i certificati di bollo virtuali, quindi la rendicontazione di questi certificati di bollo, e un altro è dell'agente contabile signor Dario Vannuccini per quanto riguarda le anticipazioni di cassa per le piccole spese. In commissione non ci sono stati, insomma, direi problemi, abbiamo potuto verificare tutti gli atti collegati a questi rendiconti, insomma, con anche la collaborazione degli uffici che ci hanno illustrato tutto ciò che riguardava questi rendiconti, quindi io credo che non ci saranno problemi a votare questi due atti oggi in Consiglio. Grazie. Grazie a lei Presidente La Daga. Allora, apriamo la discussione, ci sono interventi?
Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, prima proposta, dichiarazione di voto, non ci sono. Allora, passiamo alla votazione del primo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Facciamo una controprova. Allora, chi è contrario? Chi si astiene? Allora, approvata all'unanimità dei presenti. Allora, votiamo sempre per questo primo punto l'immediata esecutività di questa proposta. Chi è favorevole? Allora, 17 voti a favore, approvato. Passiamo alla seconda proposta. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Pure sugli occhi, allora. Allora, è approvato con 18 voti a favore. Allora, vediamo la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 18 voti a favore, quindi approvato. Grazie. Allora, passiamo al... Siamo? Sì. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. C'è ragione. Arriveranno. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Municipale e loro diffusione. Credo che il Presidente della Commissione possa presentare questo atto, prego. Sì, Presidente, questo atto va a completare l'atto con cui abbiamo autorizzato e introdotto la diretta streaming nel Consiglio Municipale. Il regolamento prevede di lasciare al Presidente del Consiglio la possibilità di autorizzare oppure annullare o sospendere le riprese streaming in alcuni casi specifici. Verrà fatto un registro a cui si iscriveranno i rappresentanti delle testate giornalistiche e anche i rappresentanti senza tesserino stampa che scrivono per i blog o per siti internet. Dovranno registrarsi presso la Presidenza del Consiglio. La diffusione delle immagini viene regolamentata, naturalmente le testate giornalistiche avranno la possibilità di commentare, mentre la diretta streaming fatta da, speriamo presto, dallo stesso Comune di Roma, riprenderà
prenderà interamente la seduta consiliare e la pubblicherà interamente sul futuro sito ufficiale del nostro municipio, speriamo. E, per tutto quello che riguarda la privacy, naturalmente si seguono le leggi previste. Le persone che non vogliono, i consiglieri che non vogliono essere ripresi da vicino, potranno anche chiedere che la telecamera sia puntata da un'altra parte mentre parlano. Il pubblico non sarà ripreso a meno che non si richieda il permesso delle persone. Le sedute potranno essere sospese in caso di quando tratteremo casi riservati o che devono essere segretati, se mai succederà, e in caso di disordini o di tafferugli. La delibera è stata approvata, mi sembra quasi, cioè, all'unanimità, tranne un'astensione, adesso non ricordo bene, quindi penso che la possiamo votare tranquillamente. Grazie. No. Tutino, so. Belisario mi sa che manco c'era. Ah. Voglio dire la firmata. Grazie Presidente. Allora, apriamo la discussione. Allora, chi vuole intervenire? Aspetta, consigliere Tutino, poi consigliere Poli. Prego, consigliere Tutino. Grazie Presidente, come abbiamo rilevato l'importanza dell'introduzione della diretta streaming nel sedute del Consiglio, che ha un valore paragonabile nel suo senso a quanto accadde nel Parlamento nel 76, quando vi furono introdotti i microfoni di Radio Radicale in una maniera rocambolesca e clandestina. Allo stesso tempo abbiamo riconosciuto un grande valore a tutti i contributi che sono arrivati in questo senso per introdurre ciò a livello municipale. Il motivo della, c'è stata un'astensione in commissione, quell'astensione ero io. Il motivo è stato non di svalutare l'importante lavoro, ma di sottolineare che era ed è possibile aprire anche in una maniera più decisa le maglie del palazzo alla cittadinanza. Ad esempio, uno dei punti che un po' erano critici è sulla possibilità di sospendere la ripresa delle sedute in caso di tafferugli, laddove invece come lista civica davamo grande importanza al fatto che invece la ripresa di quanto accadeva poteva avere un valore giudiziario ed un valore anche politico importante. Comunque il compromesso che ne è uscito è un buon compromesso, ben gestito dalla Commissione, ben gestito dalle forze politiche. Da parte nostra ritenevamo che l'apertura potesse essere anche maggiore sulle possibilità di ripresa, che non vi fossero limitazioni del tipo sulle possibilità di ripresa dei consiglieri, per il semplice fatto che la seduta è pubblica, che si tratta di assumere una funzione pubblica, una pubblica responsabilità come consiglieri, e che dunque non ci si può poi sottrarre anche a quanto di pubblico ciò comporta in termini anche di informazione. E in tutto ciò dobbiamo rilevare come con alcuni dei consiglieri in questi mesi ci siamo attrezzati per ovviare alla mancanza di uno streaming. Mi corre l'obbligo, ma anche il piacere,
di ringraziare profondamente le telecamere di Liberi TV che si sono proposte ed hanno accettato questo invito di ricevere, diciamo, un gettone da parte di alcuni consiglieri per la loro presenza qua, un gettone per un lavoro che però non finisce qua, che sostanzialmente in media di 4 ore qua e 4 ore dopo, quindi diciamo certamente un lavoro sottopagato, un lavoro semivolontaristico. Di questo ringrazio le telecamere libere di Liberi TV che hanno dato la possibilità e danno tuttora la possibilità, prima dell'introduzione dello streaming, ai cittadini del Municipio 7, ma anche poi di tutto il mondo, di conoscere quanto discutiamo e quanto elaboriamo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, nulla di particolare sul testo della deliberazione perché la Commissione l'ha esaminata con profondità, quindi volevo solamente pregarla Presidente, se può coordinare con gli uffici, quindi operare un coordinamento formale sul testo, perché quando noi nella delibera diciamo che il regolamento del Municipio 7 è stato approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio 10, c'è probabilmente una, voglio dire, noi comprendiamo il testo, quindi basta mettere vigente regolamento, tra parentesi, approvato con regolamento dell'ex decimo municipio, rendiamo giustizia ad un atto, voglio dire, sotto il profilo amministrativo, quindi tutto qui. Non mi sento di presentare emendamenti perché non, nulla incide, però un coordinamento formale ritengo che possiate farlo, insomma, con gli uffici, non ci sono problemi da questo punto di vista. Grazie. Grazie consigliere, poi avevamo già rilevato con l'ufficio consiglio questa cosa, sicuramente sarà sistemato. Allora, altri interventi? Ci sono altri interventi? C'è in questo testo di delibera c'è anche un refuso della parte dei pareri e quanto riguarda il parere di regolarità tecnica, per puro sbaglio è stato scritto da parte del, cioè parere contrario, invece è un parere favorevole del direttore, quindi è solo un refuso. Allora, altri interventi? Non ci sono? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Lelli pure, poi Madrona, Catunone, Francescino, che abbiamo levato il terzo punto. Se volete immediate eseguibilità. Sì, allora, 18 voti a favore, quindi l'atto è approvato. Votiamo anche per l'immediata esecutività di questa proposta. Chi è favorevole? 18. Che è uscita un attimo? 17. Allora, votato, cioè voti a favore 17, quindi approvato. Passiamo al quarto punto. Proposta di risoluzione avente ad oggetto semplificazione del procedimento per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri nati in Italia. Questo proposito è stato presentato, firma Tutino, Laddaca,
cofano un ordine del giorno, se capisco bene, va, diciamo, sostituisce il punto 6, cioè la mozione, adesso ti do la parola, la mozione a firma dei consiglieri Laddaca, Tutino, Lenci, avente ad oggetto leggi sull'immigrazione. Diciamo, questa viene ritirata dai firmatari e viene presentato un ordine del giorno collegato alla risoluzione che andiamo adesso a discutere. Bene? Questo casomai facciamo delle fotocopie. La proposta numero 4. No, no, la risoluzione. Proposta di risoluzione. No, la risoluzione. Va in discussione la risoluzione. La risoluzione sull'acquisizione della cittadinanza. È una risoluzione. Collegata a questo c'è un ordine del giorno. A questa risoluzione. Bene? Allora, la Presidente della Commissione? La presento io. Prego, consigliere Lancia. Allora, questa è una semplice risoluzione per chiedere al sindaco e al Campidoglio, insomma, di farsi parte attiva nel far diventare prassi comune l'invio 6 mesi prima del compimento del 18° anno d'età da parte dei cittadini stranieri nati in Italia, l'avviso che possono al compimento del 18° anno di età richiedere la cittadinanza italiana. Questo perché già la precedente legge del 92 stabiliva che uno straniero nato in Italia o che vi fosse stato senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età poteva al compimento del 18° anno di età chiedere la cittadinanza. Nel 22 giugno del 2013 è entrato in vigore il decreto legge 69 che ha semplificato l'argomento per evitare che la mancata conoscenza dei contenuti di questa legge portasse i cittadini, gli stranieri che volevano chiedere la cittadinanza a perdere il diritto. Quindi noi chiediamo praticamente che proprio per questo decreto di semplificazione che la cosa sia automatica da parte degli uffici anagrafici del Comune di Roma, cioè 6 mesi prima l'anagrafe deve inviare, dovrebbe secondo noi inviare un avviso a tutti i cittadini stranieri nati siano stati in Italia per lungo tempo senza interruzioni, un avviso che dice che possono chiedere la cittadinanza e se non sono avvisati hanno un anno di tempo per poterla chiedere. Quindi ci rivolgiamo al Campidoglio per applicare una legge dello Stato italiano. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lancia. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Matroni, la prego. È solo un chiarimento. Sì, mi dica. Cioè, per capire, hanno ritirato la risoluzione, la mozione, e hanno presentato un ordine del giorno. Io non riesco a capire. Io ho una risoluzione per l'acquisizione della cittadinanza italiana. È risoluzione. Giusto? Loro invece hanno ritirato. Ditemi voi, fatemi capire. Legge sull'immigrazione. La legge sull'immigrazione. Ah, questa è stata la mozione è stata ritirata. Quindi avete quello che non riuscivo a capire. Quindi è ritirata la mozione, ripresentato un ordine del giorno collegato alla risoluzione. Vabbè, abbiamo la discussione, ok, è solo un chiarimento. Potete cominciare. Prego. Allora, io ho prestato molta attenzione a ciò che è stato proposto oggi e mi permetto di fare qualche considerazione. Non l'avevo accesa. E mi permetto di fare qualche considerazione. Quando noi parliamo di semplificazione, noi dobbiamo chiederci il perché vogliamo questa semplificazione. Poco fa c'è stato detto perché non conoscendo la legge qualcuno potrebbe. Presidente, ma l'ordine del giorno dov'è? Stanno facendo le fotocopie. Ha capito che mi
iniziamo una discussione senza la risoluzione. Discutiamo la risoluzione. La risoluzione, poi terminata la discussione, discutiamo l'ordine del giorno. Cioè, si sta facendo le cose. Presidente, ci chiarisca, però. Prima di iniziare, se lei non chiarisce. Io capisco che se è chiaro per me, tanto sarà per me, ma se non è chiaro per me, non avete capito niente. Scusate. Prego, i miei 10 minuti ripartono da adesso, eh? No, scherzo. Dicevo, quando parliamo di semplificazione, poco fa è stato detto perché qualcuno, non conoscendo la legge, potrebbe non avere il tempo di richiederla. Ma se la cittadinanza italiana, così come qualsiasi altra cosa, è un qualcosa che mi riguarda e che voglio fortemente, io mi informo. Noi dobbiamo smettere di pensare che la cittadinanza italiana e la richiesta di cittadinanza italiana e la concessione della cittadinanza italiana sia semplicemente un atto burocratico. La cittadinanza italiana va non semplicemente richiesta come un qualsiasi atto formale, va sudata, va meritata. Questo paese va amato. Non può essere semplicemente un atto, una richiesta burocratica fatta ad un ufficio. Se ci sono degli stranieri che vogliono la cittadinanza italiana, giustamente essendo nati qua la vogliono, si attivano per averla. Noi non possiamo dire, se qualcuno poi si dimentica, che significa si dimentica? Ti puoi dimenticare di richiedere qualcosa che vuoi? Non puoi farlo, è una cosa che non esiste. E noi trattiamo questa cittadinanza, noi trattiamo questa Italia con pochezza, con distrazione, come se fosse un qualcosa. Sì, concediamolo a tutti, diamo a tutti la nostra cittadinanza. Che cosa cambia tanto un cittadino in più, un cittadino in meno? Non è questa la questione, non è. Il problema è avere consapevolezza di quello che siamo, di cosa significa essere italiani. Io ho letto anche la mozione trasformata in ordine del giorno riguardante la legge sull'immigrazione ed è vero, è strettamente collegata. Ci sono però dei punti non solo non condivisibili ma errati. Innanzitutto parliamo di reato di clandestinità, come sappiamo già molto discusso e ultimamente già passato il primo step per la sua abolizione. Parlate di misure di diverse modalità di ingresso, se non sbaglio, giusto? Quali sono queste diverse modalità di ingresso? Cioè, di cosa stiamo parlando concretamente? L'unico punto sul quale in poche parole forse potremmo essere d'accordo è l'ultima parte in cui si dice di dover trattare l'immigrazione come una questione europea, permettendo a chi entra in Italia di passare, cioè di andare verso altri paesi. E perché questo è un punto importante? Perché l'Italia spesso si trova da sola a dover fronteggiare una situazione difficile che è quella dell'accoglienza degli immigrati. L'unica cosa che io chiedo è di smetterla, e l'ho letto purtroppo in tutti gli atti che oggi ho ricevuto, di descrivere l'Italia come un paese, come in realtà non è. Questo è un paese accogliente. Io leggo qua continue e ripetute violazioni dei diritti umani. L'Italia è uno dei primi paesi che si batte per i diritti umani, per l'accoglienza. Io vi ricordo che quando Malta sparava sui barconi vicino Lampedusa perché non li voleva, l'Italia li abbiamo presi tutti. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ma un po' veramente, io purtroppo mi accorgo che quando noi andiamo all'estero parliamo solamente male dell'Italia, smettiamola di fare questo. E anche nel momento in cui vogliamo proporre qualcosa, non serve screditare questa nazione. È una cosa che non solo non conviene a nessuno, ma che non è giusta. A me dispiace, non è una critica verso chi l'ha scritta, è un sentimento generale. Bisogna sempre screditare, bisogna sempre dire che abbiamo fatto male. Forse i problemi sono altri, perché noi i soldati che abbiamo, i ragazzi, i giovani che noi mandiamo via terra, via mare, fanno il loro dovere, fanno il loro lavoro e lo fanno con molta dignità, nel rispetto delle persone che accogliamo. Ne accogliamo tante, il problema qual è? È che non sappiamo più come fare. Ed è vero, io l'unico punto su cui mi trovo pienamente d'accordo
è che l'immigrazione va trattata come una questione europea, ma vi chiedo per favore di non scrivere più, di non ripetere, non continuare a ripetere più che l'Italia è un paese dove non vengono rispettati i diritti umani, perché questo non è vero. Smettiamola di screditare l'Italia, perché l'Italia è una nazione accogliente, patria che ha mandato via tanti figli nel dopoguerra e che oggi accoglie tanti immigrati. Per questo io lo anticipo, tanto non occorre, che sono contraria sia alla risoluzione sulla semplificazione per i motivi che prima ho esposto, e cioè che se qualcuno, un cittadino straniero, vuole, nato in Italia, vuole la nostra cittadinanza, è giusto, nato in Italia, anche nato in Italia, è giusto che si attivi. È giusto che si attivi. E sulla legge, sulla trasformazione dell'ordine del giorno, sulla legge sull'immigrazione, non è condivisibile, come ho spiegato prima, quasi nulla di quello che è scritto in questa risoluzione, nonché il tono e le parole che sono state utilizzate. Quindi sicuramente Fratelli d'Italia voterà contrario ad entrambi. Grazie. Grazie consigliere Cerquoni. Consigliere Tutino, prego. Parto da questa riflessione che è molto stimolante e ci consente di riflettere che per fortuna esiste ancora una destra e una sinistra. Anzitutto l'espressione che la nostra cittadinanza va sudata è molto interessante e va, come tante questioni di linguaggio, va riflettuta profondamente. Anzitutto quando si dice la nostra cittadinanza, la cittadinanza è uno status giuridico, non è un possesso. Quindi non è nostra, è una condizione. Uno status giuridico non è una proprietà. Allora, non è che gli immigrati, essendo una proprietà, se la devono conquistare e se la devono sudare. La proprietà, giustamente, la si suda, ma tutto va sudato, no? Alla cosa, perché poi mi chiedo che quale risoluzione sia stata letta, perché cioè dov'è che si parla male dell'Italia? Laddove ad esempio si dica che esistono violazioni dei diritti umani, esistono, siamo condannati a livello europeo per violazioni dei diritti umani, siamo condannate da molte organizzazioni italiane ed internazionali per violazioni dei diritti umani, quale Amnesty International, quale la Caritas, che insomma che non sono propriamente delle sezioni del PC, no? Ecco. E, continuo, sì, anche sull'immigrazione. Anche sull'immigrazione e sui suicidi. Ne parleremo, però se facciamo un dialogo noi due non ne usciamo. È interessante per me l'affermazione, perché è un'affermazione, la cittadinanza va sudata, è un'affermazione che ci consente di riflettere su come e su come viviamo l'altro e quindi noi stessi. Io personalmente non l'ho sudata la cittadinanza, sudo tutti i giorni, lavoro, a volte sudo pure un po' troppo, mi dispiace per i miei vicini, ma comunque non ho mai sudato la cittadinanza. Forse devo dire l'hanno sudata molto di più gli immigrati, i figli degli immigrati e i loro congiunti che sono riusciti ad entrare in Italia, a volte con barconi, a volte a rischio delle loro vite. Comunque, cosa si chiede nella risoluzione? Per non farne un fatto ideologico, come io stesso rischierei di farne, per non farne un fatto ideologico, ma fermo restando la preziosità di queste affermazioni che ci ricordano che esiste una destra e una sinistra e che questa destra e sinistra sono visioni culturali estremamente da scomporre per comprenderle, ritornando alla risoluzione non si chiede altro che di applicare la legge. Quindi non è che si chiede vai a pescare i figli degli immigrati a dirgli per favore prenditi la cittadinanza italiana, no, si dice applicare la legge laddove la legge dice che lo devi avvertire al 18° anno d'età.
tutto qua, applicare la legge, questo richiesto, l'ha spiegato benissimo anche la Presidente della Commissione, si chiede di applicare la legge. Poi, se a questo non siamo abituati con quelli che non ci sono simpatici, ma questo è un problema nostro molto, molto purtroppo molto italiano, se non siamo abituati ad applicare i vantaggi della legge con chi non c'è simpatico. Detto ciò, non posso non ricordare quanto dobbiamo di questa iniziativa al consigliere Ramos, che essendo un consigliere aggiunto ed essendo decaduto perché insomma vanno ripensati nel nuovo statuto i consiglieri aggiunti, ci aveva portato questa riflessione, ovvero ci aveva detto: ma guardate, ma noi compiamo i nostri figli, 18 anni, sono nati qua e non ci arriva la comunicazione che ci dovrebbe arrivare. Quindi oggi credo che sia anche molto prezioso un ringraziamento al consigliere Ramos che ci ha portato questo tema e che subito prima di questo tema ci aveva portato il tema della devastazione nelle Filippine dovuta alle inondazioni. Quindi ecco, ci sono stati questi due momenti consecutivi che secondo me hanno anche un grande lavoro, un valore di ricordo. E con questo concludo, grazie. Grazie consigliere Tutino. Consigliera Lancia, prego. Grazie Presidente. Allora, abbiamo parlato di semplificazione per il semplice motivo che il decreto si chiama decreto di semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. Quindi era il nome del decreto e l'abbiamo ripetuto per questo, di semplificazione. Avvisare. Non credo che sia, visto che adesso non so se lo fanno ancora, ma per anni ci hanno sempre avvisato che ci stava per scadere la carta d'identità, quindi non vedo che male ci sia. Ragazzi giovani, io ho avuto tre figli e so che a 17 anni non è che sono proprio esperti di leggi, di cose eccetera, avvisarli prima come si avvisano i cittadini italiani quando sta per scadere la carta d'identità non mi sembra assolutamente che sia un privilegio. Chi siamo? Io lo so bene chi siamo noi italiani, perché mio nonno ai primi del secolo è partito su un piroscafo per gli Stati Uniti ed è andato a fare l'operaio nelle acciaierie di Pittsburgh. Mia nonna l'ha sposato per procura perché le sorelle erano emigrate, lo conoscevano e mandavano i figli da lei in Abruzzo per essere cresciuti fino all'età di 10 anni e poi ritornavano. Va bene, io molto bene, sono contenta, anche mio zio, lo zio di mia nonna ha fatto la guerra in Albania e poi è partito per gli Stati Uniti, dove tutti dicevano che gli italiani erano brutti, sporchi e mafiosi, tant'è vero che lui si è sempre rifiutato di imparare l'inglese. Quindi io so bene che siamo noi italiani. Se oggi siamo noi che accogliamo gli altri, voglio dire, ci sono problemi. Io non so se noi violiamo i diritti umani, al CIE ci sono stata, al CIE di Ponte Galeria, e non è proprio un bel vedere. Quello che so è che la Germania non rifiuta più il passaggio ai rifugiati politici, perché i rifugiati politici lasciano le impronte nel paese in cui arrivano e non possono spostarsi. Cercano di andare al nord, ma poi li rimandano qui. La Germania non li rimanda più, perché dopo aver fatto un giro a Roma su come vivono i rifugiati politici, ha deciso che, visto che noi violavamo i diritti civili, i rifugiati li avrebbero lasciati stare in Germania. Quindi non è che sono tutte cose inventate. Certo, non è sempre così, non è così per tutti, ci sono momenti in cui le persone vengono accolte e riescono a inserirsi, ma non è la norma, tant'è vero che i centri di accoglienza qui a Roma, prima di darti un letto, ti fanno stare 6 mesi per strada. Quando ti danno il documento di rifugiato politico, ti fanno uscire da dove stai, ti portano qui a Roma e ti scaricano alla stazione Termini, senza soldi, senza un posto dove andare. Forse questo lo possiamo chiamare accoglienza, non lo so se è veramente accoglienza. Grazie. Grazie a lei consigliera Lancia. Allora, altri interventi? Consigliera Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri.
In realtà, insomma, lo ricordavano prima di me, la proposta è stata in realtà mediata, sì, ce l'ha chiesta prima di, appunto, di decadere dalla sua funzione il consigliere Ramos, è stata accolta, ma insomma, ha contribuito la consigliera Lancia a portarla all'attenzione della commissione, proprio perché cadeva in un momento particolare, nel momento in cui si andava a diciamo, sottolineare l'importanza di semplificare alcune norme che oggi non è che ci fanno, diciamo, un paese più o meno accogliente. Il problema è a monte, quando noi pensiamo che quello che per noi è un diritto acquisito proprio perché siamo magari nati in questo paese, non è così per un bambino nato in Italia da genitori stranieri, perché al momento, appunto, può chiedere la cittadinanza italiana soltanto al compimento del suo 18° anno di età, e se non la ottiene viene considerato clandestino e ne rischia l'espulsione dal paese. Quindi questo determina e genera tutta quella, diciamo, quella difficile individuazione degli stranieri nel nostro paese, che però magari vanno a scuola, che però magari lavorano, che però producono e anche sono quel tasso di crescita in più anche da un punto di vista demografico che troppe volte viene sottovalutato. Quello che si chiede magari è in questo momento cercare di semplificare, di aiutare, non è un chissà quale facilitazione, o perché noi di solito escludiamo, facciamo qualcosa per non includere troppo, già includiamo troppo, perché se fosse così forse non ci troveremmo oggi nella situazione di chiedere, per esempio, che un bambino nato in Italia da genitori stranieri è un cittadino italiano e quindi può essere italiano sin dalla nascita, proprio perché nasce in questo paese. Poi non parliamo delle prime, delle seconde, ormai delle terze e delle quarte generazioni, perché questo sarebbe un discorso abbastanza ampio, apriremmo una discussione sul tema dell'immigrazione che sarebbe troppo lungo. Fatto è che se c'è una legge, chiediamo agli enti preposti, a tutti gli enti che possono accogliere, quanto può facilitare, diciamo, in una domanda in cui informa, parlavamo qui in altre sedute di consiglio, di dare una maggiore informativa, allora magari pensare di facilitare e comunque di comunicare che c'è una possibilità, c'è una finestra in più, lo prevede la legge, quindi applicarla veramente non costerebbe nulla. Grazie. Grazie consigliera Petrotti, altri interventi? Se non ci sono. Consigliere Carloni, prego. No, no, per carità. No, no, ci mancherebbe. È un onore. No, penso per quanto riguarda la risoluzione che trova ampiamente il nostro consenso, la nostra approvazione. Perché dico questo? Perché già questo argomento è stato trattato qualche anno fa e nessuno ha obiettato su questo problema di bambini nati in Italia da persone straniere. Certo, si forma un registro di stato civile dove, ecco, nascono in Italia, per cui vengono iscritti in Italia, ed è facile poi reperire tutti quelli nati in quell'anno, si fa un bel elenco e si mandano gli avvisi. Questo discorso avveniva anche per quanto riguarda la leva militare, che oggi non c'è più. Quando era il momento, l'ufficiale d'anagrafe si attivava, mandava gli avvisi, cosa che lo facevo io per primo, per 5 anni l'ho fatto, e si avvisavano i ragazzi che erano già arrivati alla leva, e qualcuno dice: oddio, già sono arrivato, che devo fare il militare. Purtroppo arrivava l'avviso e poi arrivava la cartolina per andare a fare il militare. Questo non trova nessunissimo ostacolo nei nostri pensieri di questo fatto, anzi è più che un diritto dei ragazzi che nascono in Italia, anche se da cittadini stranieri. Certo, abbiamo nominato Ramos, debbo ricordare a qualcuno che Ramos già è cittadino italiano,
Quindi lui ha reclamato una certa cosa, però è cittadino italiano. Ben venga che già da 20 anni Ramos risiede in Italia e si è inserito con la propria famiglia. Per carità, e chi obietta su queste cose? Quando una persona si inserisce nella società, per carità, è la cittadinanza e il di diritto che si acquisisce. Niente impedisce a questo cittadino di poter, ecco, fregiarsi di quelle insegne italiane, cose che qualcuno lo fa pure con molta passione, tanto che ho conosciuto anche persone che vengono dall'Egitto, che una volta che hanno avuto la cittadinanza italiana sono andate alle armi, hanno fatto il militare. Quindi chi più cittadino italiano di questo signore è? Noi l'abbiamo fatto, lui ha fatto persino il servizio militare, cittadino italiano. Normale che poi nell'altra discussione c'è qualche cosa che forse non si può condividere, però su questo troverà la nostra piena condivisione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carloni. Altri interventi? Consigliere Patrone, la prego. È nata un po' questa seduta un po' confusionaria all'interno perché non avevo capito tutto il senso, però adesso più vado avanti e più mi diventa meno chiaro. Cioè, quello che ha detto il consigliere Carloni è giusto, condividiamo anche noi il contenuto della risoluzione perché giustamente chi nasce in Italia a 18 anni deve essere riconosciuto come cittadino italiano, pertanto deve essere avvisato. Una bellissima risoluzione, perfetta, quindi una cosa ottima. La cosa che non posso condividere è quest'altro pezzo di carta, questo ordine del giorno allegato, che stravolge, proprio diventa talmente politicizzato che distruggete il lavoro che sta facendo, che ha fatto la Commissione. Perché è assurdo parlare di regolarizzazione della cittadinanza italiana e poi contestualmente parlare di immigrazione, di Lampedusa, degli sbarchi, di tutto quello che, di tutto quello che c'è. Pertanto quello che voglio ribadire, ho detto, la risoluzione è ottima nel contesto, quindi è condivisibile, non è condivisibile l'ordine del giorno collegato. Perché mi consenta, consigliere Tudino, io capisco che lei, io condivido il suo pensiero, condivido tutto di lei, però delle volte purtroppo esce, cioè diventa troppo, entra troppo nel problema, entra in un problema che lo fa diventare nazionale, mondiale, cioè qui stiamo parlando del settimo municipio che credo che sia, da quello che vedo dopo, l'ordine del giorno successivo, se lo stiamo paragonando quasi quasi a un ministero degli esteri, perché così è, perché quando arriveremo al punto di chiudere Ponte Galeria siamo a livelli di ministero degli esteri, anziché sala Allende la chiameremo sala del ministero degli esteri, perché è questa poi la realtà. Pertanto quello che ha detto il consigliere Carloni è giusto, condividiamo pienamente questa risoluzione, ma purtroppo non possiamo accettare assolutamente l'ordine del giorno collegato, mi dispiace perché non ne vediamo la necessità. Grazie consigliere Matrono. Consigliere Valdaca, prego. Grazie Presidente, sarò molto veloce, soltanto perché non vorrei che nella confusione dichiarata da chi mi ha preceduto ci fosse una confusione ulteriore, per cui io vorrei davvero che la questione ordine del giorno, risoluzione fosse distinta chiaramente e con forza. Tra l'altro come firmatario dell'ordine del giorno, quindi parlo anche a chi mi ha preceduto, che non è solo il pensiero del consigliere Tutino espresso in quell'ordine del giorno, ma appunto io vorrei parlare della risoluzione, una risoluzione che è stata oggetto di un lavoro in commissione, quindi insomma, non vorremmo che questo lavoro fosse in alcun modo intaccato e in qualche modo inficiato da quest'ordine del giorno, che era una mozione presentata e condivisa da altri consiglieri, quindi vorrei davvero che la discussione fosse ben distinta e che il lavoro fatto in commissione, un lavoro condiviso, un lavoro importante fatto in commissione, non fosse in alcun modo appunto intaccato o inficiato da questo ordine del giorno. Quanto alla risoluzione, come ha già detto chi mi ha preceduto, insomma, siamo assolutamente d'accordo, e se
certe cose non fossero problematiche non ci sarebbe bisogno di parlarne. Se continuiamo a parlarne e se io sono d'accordo con la consigliera Cerconi che siamo un grande paese, siamo molto accoglienti, mi tocca purtroppo rilevare che molto spesso chi è accogliente poi viene accusato di essere stato troppo accogliente, quindi gli viene requisita la nave, la barca con cui lavorava, viene accusato in base a delle leggi, quindi siamo molto accoglienti, ma a volte le leggi non ci aiutano ad essere così accoglienti, quindi forse se qualche legge viene modificata non è poi così male, proprio per permetterci di esprimere tutto il meglio che possiamo esprimere come italiani. Grazie. Grazie consigliere Valtaca. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla presentazione dell'ordine del giorno. Ripeto, c'è la presentazione, non c'è discussione sull'ordine del giorno, c'è la presentazione e poi la votazione. Dichiarazione di voto e votazione. Come? Che cosa? No. Prima si vota l'ordine del giorno e poi si vota la risoluzione. Come no? Sì. Il regolamento è così, consigliere Cartone. Allora, consigliere Tutino, prego. Prima si vota però l'ordine del giorno e poi si vota. Allora, consigliere Tutino, presenti l'ordine del giorno, per favore. A 5 minuti. Grazie Presidente. Qual è la storia di questo ordine del giorno e perché è stato presentato come tale? Nasce da una mozione per il sostegno a tutte le iniziative volte alla cancellazione dalla legge Bossi-Fini, che è la direzione in cui sta andando anche il nostro stesso Parlamento e il nostro stesso governo. Quindi in tale direzione sta andando il governo Renzi, in tale direzione sta andando la maggioranza in Parlamento anche a livello molto ampio, una grossa parte anche dell'opposizione è a sostegno di ciò, perché gli stessi 5 Stelle hanno sostenuto al Senato l'abolizione della Bossi-Fini. Orbene, nel momento in cui si andava a portare questa mozione, siccome si è un pochino stagionata, perché era stata presentata da molti mesi, ma altre sono state le urgenze da portare, è avvenuto un cambiamento, ovvero che il 2 aprile scorso un decreto legislativo del governo ha quasi del tutto depenalizzato il reato di immigrazione clandestina. Quindi, essendo stato quasi del tutto depenalizzato, non aveva più il suo senso iniziale presentare una mozione che ne richiedesse la depenalizzazione, ma tuttavia, avendo fatto... Chiedo scusa, passatemi. No, niente. Consigliere Valtaca. Consigliere Tutino si è fermato. No, basta che abbassiamo un po'. Grazie. Scusa tu, pensavo un attimo. Diciamo che nel momento in cui c'è stata una quasi totale depenalizzazione del reato, perché non si è rinunciato a questa mozione? Perché la risoluzione sulla cittadinanza approvata dalla Commissione indica un percorso. Quel percorso va inserito in un contesto. Il contesto in cui si inserisce è esattamente quello di un'Italia che dai governi Berlusconi fino al governo Renzi di oggi si è contraddistinta per l'introduzione di un reato assurdo che punisce non un colpevole di un fatto, ma punisce una persona per il suo status, non per ciò che ha fatto. Quindi lo punisce per ciò che è. E si è contraddistinto quindi questi governi fino al governo Renzi per diciamo, un percorso di uscita da questa assurdità giuridica. Assurdità giuridica riconosciuta a tutti i livelli e da varie organizzazioni internazionali.
A questo punto non potevamo non rilevare come il voto sulla cittadinanza ai cittadini immigrati si iscriva in un contesto di superamento di quelle leggi assurde che vedo che per arrivare alla parte finale dell'ordine del giorno, che cosa si dice? Il Consiglio del Municipio 7, municipio che si contraddistingue tra l'altro per la notevole incidenza di stranieri e di rifugiati politici, con realtà territoriali quali Palazzo Salem, accoglie con favore l'iniziativa del Parlamento italiano che con decreto legislativo approvato in data 2 aprile 2014 depenalizza quasi completamente lo status di clandestinità e qui va rilevato depenalizza quasi completamente ed auspica che il governo italiano si faccia immediato carico di aprire la questione nelle sedi istituzionali sovranazionali per fare fino in fondo dell'immigrazione una questione europea. Quindi in conclusione rileviamo che l'ordine del giorno descrive in maniera molto efficace il contesto in cui si scrive il testo approvato che andiamo ad approvare della risoluzione. Se ciò non facessimo, nasconderemmo anche chi siamo stati. Quindi chi siamo stati come Italia, come governi. Detto ciò, posso concludere in questa maniera la descrizione dell'ordine del giorno. Grazie consigliere Tutino. Allora, dichiarazione di voto per 3 minuti, uno per gruppo, su questo ordine del giorno. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Il mio intervento chiaramente concerne l'ordine del giorno legato alla risoluzione. Come Sinistra Ecologia e Libertà votiamo favorevolmente al testo della risoluzione e all'ordine del giorno collegato, in quanto riteniamo che sul tema dei diritti non dovrebbe nemmeno esistere dibattito. Non dovrebbe nemmeno esistere contrarietà o alleggerimento di alcune posizioni, perché quello che è avvenuto negli ultimi anni e negli ultimi decenni è qualcosa di unico e storico. Noi ci abbiamo tenuto a inserire nell'ordine del giorno il passaggio del Palazzo Salem, perché il Palazzo Salem è una realtà che c'è in questo municipio, che è ben nota anche al sindaco Marino e che non solo si contraddistingue per la notevole incidenza di rifugiati politici e di stranieri, ma rappresenta anche quello che è sostanzialmente lo status sociale di queste persone. La cittadinanza non è un premio che va dato, la cittadinanza è un diritto inalienabile e imprescindibile di chi nasce in Italia, a prescindere da dove siano nati i genitori. Tant'è che anche sul tema dello ius soli ci sono state delle mobilitazioni che andavano anche oltre gli steccati classici della politica. Ringrazio per questo anche il Pontefice Papa Francesco, che probabilmente si fa promotore di alcuni temi di cui la politica dovrebbe imparare molto ad affrontare. Votiamo favorevolmente all'ordine del giorno e alla risoluzione presentata, perché il tema della semplificazione è un tema che come municipio ci prova chiaramente a dare il parere su quello che è un obbligo legislativo che lo Stato è tenuto a fornire. E sugli altri temi chiaramente non entro nel dibattito dei respingimenti e di ciò che è stato detto nel corso del dibattito, magari è un tema che va affrontato nella mozione successiva. Mi riservo comunque di ribadire che il gruppo di SEL vota favorevolmente all'ordine del giorno. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Carloni, prego. 3 minuti. Grazie. Io faccio difficoltà a collegare questi due discorsi. Cioè, uno di diritto mi sta benissimo proprio, per carità, ma l'altro non riesco a collegarlo in nessuna maniera. Perché?
Noi stiamo vedendo tutti i giorni quello che avviene. Il ministro Alfano proprio l'altro giorno si è persino lamentato su questo fatto, perché a noi costa tantissimo questa migrazione così, che avviene in un modo abbastanza strano, perché dietro ci sarà senz'altro qualche cosa che carica queste povere persone che vogliono vedere probabilmente un'altra luce, vogliono vedere, perché dove vivono loro probabilmente non ce l'hanno, vivono oppressi da qualche potere che sta nelle loro nazioni. L'Italia penso che sta facendo più del compito che gli spetta. Ritornare su questi problemi, su quanto è successo all'isola del Coniglio, dei conigli, è un anno, oramai si sa, ne hanno parlato tutti i giornali, qualcuno ci si ha pure pianto su questo fatto, perché non è possibile che al giorno d'oggi si possano verificare certe cose. Ma benvenga l'accoglienza, come è avvenuto pure in altri tempi, quando gli albanesi sono venuti in Italia, hanno formato ci sono dei paesi in Calabria che le comunità albanesi sono vastissime, grandi, parlano ancora albanese. Io sono stato in un paese negli anni 60, parlavano albanese, io dico parlate italiano, fatevi capire perché non ve capisco. E purtroppo molti parlavano ancora albanese, oggi ci parlano ancora ma evitano, però i riti che fanno li fanno ancora con rito albanese. Voglio dire, l'Italia non credo che sia stato un paese non accogliente, anzi più accogliente di così non si può essere. Quindi quello che è successo a Cipro, quando hanno buttato a mare e hanno detto non venite, andate, e l'hanno mandati alla perdizione, ma l'Italia non l'ha mai fatto. Quindi non riesco ancora a capire, forse la mia mente arriva solo a certe parti, c'è qualcuno che arriva forse di più, non lo so, non riesco a collegarlo st'ordine del giorno. Mi dovete perdonare, ma non lo riesco a collegare. Lo vogliamo collocare o collegare ai manifesti che sono stati affissi qualche giorno fa, che si chiedeva un'altra volta il reato dell'immigrazione? Non credo che ci... Ma... vedi che ci arrivo? Vedi che ci sono arrivato? Vedi che ci sono arrivato? Nella mia povera mente è arrivato anche questo. È arrivato anche questo. Ma nessuno vuole criminalizzare niente, ma benvengano tutti, purché ci sia posto e purché ci sia la disponibilità di poter accogliere queste persone, perché se no ci troviamo pure noi in uno stato, in uno stato di disagio, perché non abbiamo poi le possibilità di poter far fronte a certe esigenze. Vedasi quello che è successo. Penso stia finendo il tempo. Quello che è successo, non ho mai parlato così tanto, mai, sono 12 anni, mai. Andreotti, quando è arrivata la nave a Taranto con la bellezza di 10.000 persone, dice: e dove li metto? Dice: me li porto a casa, dove li metto? Non ce l'ho il posto. Oggi, ecco, si sta verificando questo, ma ecco. Però si cerca di far fronte a questa esigenza. E ecco, quindi io sono d'accordissimo, ripeto, alla risoluzione, però non riesco a collegarmi con questo ordine del giorno. Grazie. Grazie, consigliere Caslone. Consigliere Cercuoli, prego, 3 minuti. Sarò velocissima, come già detto, e ci tengo a esprimerlo un'altra volta. L'ordine del giorno è confuso. Parla di stranieri immigrati, poi parla di rifugiati politici, si tratta di procedure diverse, è accoglibile perché auspica una proiezione europea, quindi una soluzione europea, ma non è ovviamente dalla nostra parte proponibile, perché depenalizza quasi completamente lo status di clandestinità, e questa non può, secondo Fratelli d'Italia, essere la soluzione adeguata. Per questo Fratelli d'Italia è contrario. Grazie. Consigliere Lelli per il Partito Democratico. Grazie Presidente.
Io ecco parlo, non so i miei colleghi poi del partito come, però dico ecco la mia in base all'ordine del giorno. C'è un concetto, spiego questa dichiarazione, che è un concetto personale che va sempre a vantaggio, secondo me, di quando si parla dei diritti dell'uomo. Io, per mia deontologia, non lo so, prendo ispirazione sempre e comunque, anche se con grande difficoltà, dai valori del Vangelo in questo caso, che mirano assolutamente sull'accoglienza a prescindere, non è una questione di posto. Io mi indignerei se non mia madre non riuscisse ad arrivare al pronto soccorso perché non c'è posto, e quindi questo vale anche in atteggiamenti così gravi come quello che possono essere gli sbarchi o cose del genere, da situazioni di grande sofferenza. A me mi hanno imparato ad accogliere a prescindere, indipendentemente dal posto, da quanto si divide, dalla difficoltà o dall'incredibile stress che già un paese ha, ma il concetto di accoglienza è un valore indiscutibile tutte, per quanto riguarda le società avanzate, soprattutto le società interiormente avanzate, che è un discorso per cui si spende tutto, diciamo, un programma riguardo ai diritti dell'uomo. Ora le due cose non sono collegate, per me quando si parla di diritti umani, di accoglienza del prossimo, tutto è collegato alla stessa finalità, cioè quindi quella comunque di dare un contributo vero. Io quello a cui mi faccio riferimento, come cerco di fare con difficoltà e non bene spesso, è quello di rifarmi con i miei grandi sforzi a quelli che sono stati i miei insegnamenti da quando ho da bambino, che sono soprattutto insegnamenti cristiani. In questo caso, allineandomi con quell'insegnamento, io posso soltanto che esprimere parere favorevole da quanto a questo ordine del giorno, che va in una direzione completamente rivolta verso la persona. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lelli. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, votiamo l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Non lo vedo, Lancia, Iotta, Tutino, Tanga, Quattro, Venazzi, Villa, Lelli, poi la Vacca. A posto? Sì. Chi è contrario? Chi si astiene? All'ordine del giorno è approvato. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto sul testo della risoluzione. Allora, dichiarazione di voto sulla risoluzione. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Non ci sono? Se non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Allora, la risoluzione è approvata con 15 voti favorevoli e un contrario.